Ciao mondo! Così come Isaac Newton, Humphrey Bogart, Rod Serling e Gesù Bambino, anch'io vidi la luce il giorno di Natale. Fu in quel lontano 25 dicembre 1990 che Barnes Lee compilò il mio codice sorgente e io venni al mondo, io il World Wide Web. Anzi no, mi chiamo Nexus e posso mostrare immagini, testo, posso scaricare file, ho i link e ho un supporto ai fogli stile. Ma giri solo sul computer Next, io invece sono portabile, tanto tu, Linebot Browser, non hai nemmeno un editor incorporato. Io supporto la prima versione dell'HTML, ma se funzioni solo a riga di comando, anche io. E funziono molto meglio di te. Va bene, Lynx. Vedremo che fine farai. Tra qualche anno non ti fiderà più nessuno. Staremo a vedere, Mosaic. Chi sarà quello che sparirà? Intanto, prima di me, nessuno mostrava le immagini dentro le pagine. E che bella interfaccia grafica. Sì, davvero. Ehi, non copiate, eh? Mi ha programmato lo stesso team che ha sviluppato anche te. È ovvio che siamo simili, siamo fratelli. Quello cos'era? Ti è piaciuto? L'ho chiamato On-Fly Display. Ehi, anche io voglio un biscotto. Questi sono i miei. Ah sì? Allora io includo un address book, un client per email e news e net meeting. Sì, ma io ho JavaScript. JavaScript non serve a niente. E io ho JScript. E io invece ho i tab. Io sono incluso nel sistema operativo. Naturalmente ti rendi conto che questo significa guerra, vero? E posso fare restore della sessione corrente. Non profulare la tua arma pool. Cosa? Beh, ma se rinestessi non ploneresti. Ma come parlate? Non si capisce niente. Per favore, rispettate gli standard. Scusate ragazzi, ma ho qua le pagine che stavate cercando. Grazie signor web server, guardi lei mi ha salvato. Ero qua io prima di te, non è che da me. Guarda che non ci sono solo due. Silenzio! Ecco, prendete le vostre pagine. Ma cosa diavolo c'è scritto qua? Non si capisce nulla! No, davvero, da dove arriva? È tutta sbagliata! Beh, io non ho nessun problema. È un sito ottimizzato per me. Basta! Non si può continuare così. Allora, cosa abbiamo qua? Signor Dipartimento di Giustizia, la Microsoft approfitta della propria posizione predominante nel mercato per danneggiarmi. Capisco. Sciocchezze, vostro onore. Molto bene. Dichiaro la Microsoft colpevole di aver violato le leggi antitrust. Sì, ma tanto io detengo già il monopolio. Tu ormai sei fuori dei giochi. Ascoltate, sentite questa. Posso bloccare i pop-up. Per me è finita. Ma prima di andarmene, io rilascio il mio codice sorgente sotto licenza open source. No, maledetto, non puoi farlo. Invece sì. Interessante. Se questo non serve a nessuno, lo prendo e io. Cosa credi di farci, Mozilla? Io sarò modulare, con un sacco di add-ons e soprattutto sarò libero e open source. Capirai, anche io sono open source. Ma io sono una suite completa. Sono anche un client di posta, un client IRC, sì, e sì, anche un tool, sì, per sviluppare pagine web. E io sono anche un file manager. E con questo? Io invece posso cancellare i dati privati. Ho le mouse gesture e penso solo a fare il browser. Hai ragione. Allora io mi sdoppio. Firefox! Eccomi papà. Porterò in alto il nome di Mozilla. Basta che te ne stai lontano dai Mac, perché quello è il mio territorio. E tu chi saresti? Io sono Safari, browser predefinito di macOS X Panther. Browser predefinito? Ehi, Dipartimento di Giustizia! Hai sentito?
capisco. Comunque, se gli utenti Mac vorranno installare un browser libero, potranno sempre contare su di me. Per i miei gusti, però, tu non sei abbastanza libero. In che senso? Il mio codice è libero e modificabile, ma il tuo nome e il tuo logo sono marchi registrati, quindi eccomi. Io sono IceWeasel, come te, ma con un'altra icona. E posso usare anche i tuoi plugin. Ma... papà! Papà, hai sentito? Figliolo, c'è una cosa che volevo dirti da molto tempo. Io non mi chiamo Mozilla. Io sono Sea Monkey. E da oggi chiamami mamma. E poi ho fatto anche questa cosa bellissima che si chiama Speed Deal, che ti mostra le anteprime dei siti visitati più spesso. Fate largo, gente. È arrivato Chrome. E cosa avresti di speciale? Io sono più veloce del fulmine, più veloce del suono e più veloce di una patata. Di una patata? Se per questo io sono molto più veloce di una patata. Intanto io sono alla mia 8ª versione e voi siete rimasti indietro. Veramente sono alla 10ª. Cosa? Io sono solo alla 3ª, devo fare qualcosa. Tanto per cominciare, rilascio subito la 4ª release. Poi, e io sono alla 9ª. Ah sì? Bene, allora io in 7 mesi rilascio la numero 5, la numero 6, la 7, la 8 e la 9. Ecco, ti ho recuperato, te l'ho fatta vedere io, eh? Hai capito? Mess with the best, die like the rest. Ah, ma cosa stanno facendo? Fanno a gara chi ce l'ha più grosso. Che cosa? Il numero di versione. Aspettate, guardate che anch'io sono alla 9ª versione, eh? Anzi, a dire la verità sono alla numero 10. 11. Facciamo 12 che ci portiamo a... anzi, facciamo direttamente 13. No, 14 che è pari e mi piace di più. Anzi, io arrivo fino alla 15 che... no, 16 così, per andare sul sicuro. Ma non vale! Quante ne fai? Guarda che hai cominciato tu. Non importa. Io rilascio il numero 10. 17. 11. 18. 12. 19. 13. Io mi fermo alla 10. 14. 20. 15. 21. 16. 22. 17. Complimenti, sei arrivato dove ero io l'anno scorso. 23. 24 e 25. 18. 26. Scusatemi. 19. 27. Ragazzi. 20. 28. Fate silenzio. Oh. Allora, ho qua le vostre benedette pagine web. Adesso, preparatevi user agent e mettetevi in fila che... Prima io. Ragazzi, basta, no, è buono, no, sei il l'ultimo veloce, arrivato. Sono più veloce io, non sono più veloce come me, non è colpa mia. Non è vero. Basta! Allora, guardate che non ho tutta la banda di questo mondo, eh? E poi si può sapere cosa c'è di così importante in queste benedette pagine web? Il porno! Ah, ecco. Scusate, ma qualcuno ha più visto Bozaik? Come fai a conoscere il fratello di mio nonno?